E benvenuti a tutti voi che avete accolto il invito di tutti noi, parlo come la Chiesa Madre, per il concerto di Vivaldi in onore di San Filippo, dal titolo Storia d'amore tra Dio e te, cammino verso la santità. Prima di dare inizio a questa serata, vogliamo rivolgere il nostro pensiero alle vittime della comunità di Tunisi e ai terremotati di Puglia, che stanno vivendo un momento di angoscia. Allora, vogliamo dedicare questo concetto ed esprimere la nostra vicinanza con la vita. Vogliamo invitarvi ad un ascolto attento e partecipato e ad applaudire solo la conclusione del concetto. L'origine culturale di una celebrazione dei santi nella Chiesa si può far risalire al memoriale di Israele e Pacifica, dinanzi a Dio tra il popolo santo, di patriarchi e di padri nella fede. Con questo ricordo, Israele poneva di fronte al Signore le meraviglie da lui operate nella loro vita e confessava la ferma convinzione della loro intercessione presso Dio. Per memoria dei patriarchi e dei servi di Dio, e da quindi una maniera di farlo presente, come vivente, davanti a Dio e al popolo stesso. Nel Nuovo Testamento sono chiamati santi tutti battezzati e sono proposti come esempio di vita coloro che hanno sacrificato la vita all'imitazione di Cristo, come Stefano, il martire. Nella celebrazione dei santi, la Chiesa, oltre ad affidarsi alla loro intercessione e considerare il presente, spinge il corpo al destino che non vede e contenta l'assemblea della Gerusalemme del cielo, dove sta Cristo, circondato da un immenso numero di testimoni. I
e si prende grazie. Con le sue virtù, Maria diventa formatrice dei figli e soprattutto dei santi, i quali, imitandola, testimoniano con maggiore costanza la fedeltà di Gesù. I santi vedono in lei la maestra, l'educatrice, che insegna anche con le parole, con i concreti atteggiamenti di fede, di umiltà, di obbedienza e di vicinanza a Gesù, e trovano in lei la vita per seguire il vecchio cammino. Maria è una guida esperta, perché conosce il sentiero per salire verso la vetta e approdare in cima al carico e al calvario, all'incontro con Cristo Signore. Maria fu la più fedele discepola di Cristo, per questo lei diventa modello di vita santa per tutti gli uomini. E Papa Giovanni Paolo II scrisse per lei questa poesia.
La Chiesa è santa in suo nome. È sempre bisognosa di purificazione e di salvezza. La santità risplende in tutti gli stati di vita, ai bambini, ai giovani, alle famiglie, a chi la vuole. Tutti siamo destinatari della chiamata universale alla santità, come afferma il Concilio Vaticano II. Benvenuto Frassati, nato nel 1901 in una delle famiglie riviste dell'alta borghesia di Milano, è un esempio di santità di Maria. È stato un fedele servitore della parola, mettendo la sua vita a servizio di tantissime persone che spesso non avevano niente. Aiutare i bisognosi, rispose un giorno alla sorella Luciana, e aiutare Gesù. In famiglia nessuno sapeva le sue opere caritative. Inoltre non pensero mai a Bambino, chi fosse veramente per Giorgio. Questo figlio così diverso dal crescente borghese di famiglia, sempre pronto ad andare a chiesa e mai a prendere parte alla vita mondana del suo stesso. E probabilmente si tanto volte nelle loro relazioni che per Giorgio portasse una compagnia di vita che lo portò effettivamente alla morte in meno di una settimana. Dal 29 giugno al 4 luglio Giorgio si tirò all'età di 24 anni.
Madre Teresa. La vita di Madre Teresa è stata dedicata all'assistenza dei più poveri, valorizzando la dignità presente in ogni persona, anche nelle condizioni di disagio e di salute. Particolare attenzione ha dedicato al tema del disordine sociale. Secondo Madre Teresa, per questo le sue iniziative hanno cercato di essere le più possibili, anche sulle università di tutta la scuola e la regione. Madre Teresa non si considerava una scuola di didattica, al contrario, di sé e delle altre missionarie della carità, diceva: siamo le cooperative che vivono in mezzo a noi, la nostra vita deve essere. In quest'ottica della volontà, il servizio a favore dei poveri era stato come una naturale conseguenza della preghiera e del dialogo continuo. E questo l'atteggiamento che ha caratterizzato la vita di Madre Teresa della Vita, che ha speso tutta se stessa per gli utili del mondo. Lei stessa si definiva
L'insegnamento del figlio di si può riassumere in un fatto tutto, una singolare preferenza verso il prossimo, la prevalenza delle modificazioni corporali, cosa la vita, allegria e buon umore per potenziare le energie spirituali e psichiche, e infine la semplicità energetica di cui lui per il buon istituto. Thank you.
si è entrato non perché si è messo gli occhi di colui che dice salutiamo o grado di ferro, ma perché si ha e la è possibile, anzi il matrimonio e la famiglia sono naturalmente uomini di amore. Lo sposato vuol dire a se stesso Dio mi ha mandato nella vita della persona di cui mi sono innamorato e chiede di servirsi del mio cuore, del mio affetto, della mia bellezza, della mia dedizione, del mio amore per portare in me o in lui la sua vita e la sua salvezza. L'amore unito alla fede è una casa sulla roccia. Non è certo possibile riassumere l'ipocrisia, la straordinaria agenda umana e spirituale, nei coniugi che regnavano a noi. La loro esistenza di spesi fu un cammino di santità, un andare verso Dio attraverso la loro coniugia. Mezzo secolo di pensiero, senza mai un attimo di noia, di stanchezza, ma conservando sempre il sapore continuo della loro.
La santità consiste nel fare bene, non con verità, ma bene senza verità, senza diffidenza, per amore a Dio, il proprio volere. Diffidare di Dio e confidare di Dio. Umiltà e fiducia forma la santità dell'anima. È stata questa la grandezza di Giuseppe Mosiani, che oltre ad essere medico e ricercatore, ha dedicato la sua vita alla carità, all'assistenza dei sofferenti. Ti regala i quartieri più poveri e abbandonati della città, curandoli gratuitamente e aiutandoli economicamente. La sua partecipazione thank you.
chissà, manifesta con diversi modi la presenza potente e trasformante del risorto, afferma l'Inghilterra Paolo Benedetto XVI. Ha lasciato che Cristo affermasse così pienamente la tua vita, da poter affermare con San Paolo, non vivo più di me, ma Cristo subire in me. Se si chiede per te, entrare in contatto con loro, ricorrere alla loro intercessione, ci unisce a Cristo. La santità non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nell'unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. Il 17 gennaio 1901 e nel 1920 entra nel contesto delle terminità di Napoli, dove il suo cammino non fu facile. Già di più di mesi di iniziato, dovette affrontare un grande spirito di vita non poco difficoltà. Muore il 25 dicembre 1927, giorno di festa, così come aveva previsto. Morirò in un giorno di festa. Ha lasciato un grande insegnamento, camminare con gloria in mezzo al paradiso, perché quello è il mito legato di ogni credente.
Chiedo perdono per ciò, per tutte le armi
vengono aiutato a distendersi. Non fanno più passare indifferente davanti al fratello, che il passo cala, che cala, inesorabilmente via la rete della miseria e della solitudine, e si è ormai consolato di non essere più degno di volare a te. Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, Signore, una pizza. Che durante le persecuzioni dei nazisti
sarà unita con fede ed amore al Signore Gesù Cristo, quale cattolica, e al suo popolo, quale ebreo. Thank you.
seguiamo un po' tutti quanti, giusto doveroso ringraziare un po' tutti coloro che hanno un po' contribuito alla realizzazione di questo concerto. Voglio essere velocissimo perché vorrei poi passare la parola ad Antonino, presidente del Comitato Festa Santo Liguorieri, e al nuovo sindaco di Gioia del Colle, quindi cercherò di essere brevissimo e conciso. Preferisco il paradiso perché con i bambini di questo
Aspetta, no, facciamo, chiudiamo con il campo. Ne approfitto per ringraziare anche la presenza del direttore della scuola Zino, che sono favore. Grazie per la tua presenza. E un altro grazie alle due signore che hanno accompagnato il comune per le posizioni sugli altari. Grazie.
facendomi sentire un po' come dire all'interno di una funzione, quella di una visione umana del progetto, quello diciamo così della fede, che in realtà una volta non tocca con sincerità e con partecipazione. Però devo dire una cosa, se è vero che sulla strada della santità bisogna muoversi, perché molti tra coloro che abbiamo anche già visto come icone e che sono passate sono già molto avanti sulla strada della santità, molti sono operativamente indietro, io sicuramente fra quelli che sono indietro.